Buongiorno a tutti, vi preghiamo di prendere posto. Proviamo a sfidare la pioggia. Bene, ecco, siamo al terzo e ultimo appuntamento di questo ciclo delle colazioni in rettorato che l'Università ha organizzato nell'ambito del progetto Universo, che è il nostro osservatorio palinsesto sulla contemporaneità dell'Ateneo. Questo ciclo di colazioni l'abbiamo fatto insieme al Museo dell'Automobile. Io ho vicino a me Ilaria Pani, che è responsabile del centro di documentazione del Museo dell'Auto, a cui chiedo un saluto. Grazie a tutti, grazie innanzitutto all'Università Rettorato per averci ospitato e per aver partecipato a questa nostra manifestazione. Noi festeggiamo quest'anno come Museo Nazionale dell'Automobile i 90 anni. È il nostro anniversario, il museo è stato istituito il 19 luglio del 1933 e quindi in questa calda settimana di luglio abbiamo festeggiato questo nostro anniversario cercando di raccontare l'automobile e portandola un po' all'esterno del museo. Questo infatti, questo appuntamento di queste tre colazioni che sono state piacevolissime e non vediamo l'ora di sentire l'argomento di questo terzo incontro, sono state proprio finalizzate a fare in modo di portare la cultura dell'automobile e il nostro museo anche in altre istituzioni. Non a caso abbiamo qui sotto questo bellissimo porticato un esemplare della nostra collezione, che è la Pop Waverly del 1907. Peraltro è stata costruita dall'ingegner Pop, che era un visionario, un uomo che partendo dalle biciclette poi è arrivato a costruire anche automobili, peraltro un pioniere dell'elettrico, quindi un esempio di mobilità che dal passato parla al futuro. Questo ciclo di eventi si chiama Una storia al futuro, proprio perché noi vogliamo ovviamente evocare il nostro passato e festeggiare il nostro passato con questo anniversario, ma guardare anche al futuro del museo, al futuro della mobilità, al futuro della cultura. E ringraziamo tutti questi enti che hanno partecipato a questo evento diffuso, in particolare l'università, perché abbiamo potuto parlare dell'automobile in maniera interdisciplinare, toccando tantissimi argomenti e tantissime culture, tantissimi temi. Io non mi dilungo tanto, vi saluto a nome della nuova direttrice Lorenza Bravetta, che purtroppo non, per alcuni impedimenti non è potuta arrivare in tempo, ma credo che ci raggiungerà, e vi auguro una bella colazione e un intrattenimento con il professore e i suoi studenti. Grazie di tutto. Ecco, piccola informazione di servizio: qualora dovesse piovere siamo autorizzati alla fuga, abbiamo un piano B, questa sala qui alle mie spalle ci consentirà di proseguire il talk. Lascio subito la parola, prima del tuono, al professor Paolo Soddu, che insieme a laureandi del corso di storia dei partiti e dei movimenti politici ci racconterà. Grazie. Grazie dell'invito, grazie a voi che pazientemente ascolterete questo nostro incontro, questo dialogo tra me e alcune studentesse e studenti di scienze del governo intorno ad un fenomeno che ha avuto un impatto senza precedenti nella storia del Novecento, con cadute sistemiche nell'economia, nella società, nella cultura, nel mutamento delle mentalità, ma anche nei processi di emancipazione democratica, quando, dopo essere stato un mezzo a disposizione essenzialmente dell'élite, è diventato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, uno strumento accessibile alle grandi masse. Poi certo l'automobile si è dispiegata a seconda delle culture, delle singole aree, delle specifiche caratteristiche. Da una parte è prevalso un aspetto rispetto all'altro,
ma certo è stato il simbolo dominante dei processi di globalizzazione contemporanea avviatisi tra la fine del XIX secolo e la Grande Guerra. Insomma, ne è stata la protagonista insieme all'elettricità e alla chimica. E così è accaduto anche nelle fasi successive. Se certo agli anni tra le due guerre mondiali si assistette ad una sorta di ripiegamento, è anche vero che negli Stati Uniti, appunto, con la diffusione del modello del Model T di Henry Ford, si aprì una fase che si sarebbe generalizzata dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando appunto la competizione bipolare tra modelli economici e sociali investì anche la capacità di consumo. Quindi si seminò su diversi terreni, in spazi sempre più larghi e connessi. E di questo rinnovato senso della libertà, l'automobile divenne il simbolo più potente. E ancor di più, dopo la grande crisi petrolifera degli anni 70, quando all'inizio degli anni 80 appunto la ripresa del processo di motorizzazione condusse a una sorta di individualizzazione dell'auto, ad ogni persona sostanzialmente corrispondeva un'automobile, e quindi ha contrassegnato anche quella fase della globalizzazione che si è aperta nel 1978 con le quattro grandi liberalizzazioni del leader cinese Deng Xiaoping, e che poi si è riflettuto nelle politiche degli Stati Uniti, dell'Inghilterra prima e degli Stati Uniti dopo. E ancora oggi l'automobile accompagna la globalizzazione con un'intensità senza precedenti, nonostante la pandemia e il conflitto innescato dalla guerra della Russia all'Ucraina. Anche l'Italia degli anni 20 e 30, quando vengono costruite le prime reti autostradali, sia pure in presenza di una motorizzazione molto, molto scarsa. E poi, certo, nel secondo dopoguerra, quando i desideri, le velleità, come dire, di motorizzazione di massa diventano realtà, le reti autostradali, in particolare in Italia, fanno sì che il paese diventi uno. Pensate al significato che assunse l'autostrada del sole negli anni 60, quando per la prima volta era possibile dal nord a raggiungere il mezzogiorno. Quindi il paesaggio si adatta alle automobili e in generale poi anche ai trasporti. Pensate al mutamento che il paesaggio ha conosciuto anche con l'alta velocità ferroviaria. L'altro aspetto è il mutamento delle città, dove le città e dei centri abitati, dove le automobili sostituiscono i mezzi di trasporto tradizionali, che erano poi gli animali, buli, gli asini, i cavalli, a seconda delle possibilità, e soprattutto trasportano il paesaggio, perché i grandi spazi, pensate alle piazze, non diventano più, cioè perdono la dimensione di socialità pubblica e privata per trasformarsi in grandi parcheggi. Per le nuove generazioni, Torino, sino agli anni 90, era un'altra città. Tutte le grandi piazze, da Piazza San Carlo a Piazza Castello, Piazza Vittorio, Piazza Bodoni, erano degli immensi parcheggi dati dalle automobili. E in fin dei conti le grandi piazze conservarono quel ruolo di spazio pubblico soltanto nel tempo, come dire, della mobilitazione politica e sindacale, no? Quando appunto negli anni 40, dopo la conquista della dimensione democratica plurale e comizi furono una delle espressioni della partecipazione politica, i grandi comizi, per esempio, in Piazza San Carlo a Torino, che era una piazza deputata da De Gasperi, Antoniatti, Alenni, fino al 1983, all'ultimo grande
comizio che vi svolse Enrico Berlinguer insieme a Nilde Iotti e a Giancarlo Panina, che era il deputato più rilevante della città. Quindi insomma il paesaggio muta radicalmente con l'avvento dell'automobile. Non so se avete mai visto Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, che rende plasticamente il senso di quel radicale mutamento che è stata l'automobile, no? Il film si svolge nell'immediato, la prima parte si svolge nell'immediato secondo dopoguerra, quando il cinema si diffonde, il cinema americano entra nella vita quotidiana degli italiani, ma la vita reale del paese è quella di una società ancora agricola in cui i mezzi di trasporto non ci sono. E il finale del film, quando il giovane che diventava colui che proiettava il film diventa un importante produttore, va ai funerali appunto dell'uomo che gli aveva insegnato a amare il cinema, c'è una distesa di automobili che sono davvero nel film di Tornatore quasi un pugno nello stomaco rispetto paesaggio precedente. Questo dà il senso di come è radicalmente mutato nel giro di 50 anni anche il paesaggio. Mi verrebbe da dire, funziona? Sì. Tutti nel portatile, così abbiamo l'audio registrato. Okay. Ah, ok, perfetto. Mi viene da dire che... Ah sì, ok. Fatte le automobili, bisogna fare gli automobilisti. Perché arrivano le auto, si creano le strade, si creano le autostrade, però le persone hanno bisogno di essere istruite, viene creato anche un nuovo linguaggio, pensiamo per esempio a tutta quanta la segnaletica stradale, adesso andiamo tutti quanti a scuola guida per fare la pratica, fare la teoria, quindi bisogna istruirsi, superare degli esami. Quando si comincia a sentire la necessità di dover regolamentare la guida, regolamentare i cittadini, creando possiamo dire una sorta di cittadinanza automobilistica? Ma si inizia quando il problema emerge, cioè i problemi emergono e poi si trova una regolamentazione. E nel caso italiano le prime regolamentazioni in realtà riguardano i velocipedi, che sarebbero le biciclette del tempo, che oggi forse serve di esempio anche per i nuovi velocipedi che accompagnano nostra vita cittadina, quando appunto venne regolamentato l'uso delle biciclette in città, il divieto sostanzialmente di girare in bicicletta nei marciapiedi, nei luoghi abitati, eccetera. E poi all'inizio del Novecento venne regolamentato anche il traffico automobilistico, venne istituita la patente già nel 1901, e poi è un processo questo che progressivamente muta, no? Il codice della strada che viene adottato in forma organica per la prima volta negli anni 20 subisce periodiche e rivisitazioni a seconda dei mutamenti effettivi. Negli anni 30 viene anche fissata la divisione delle patenti nel caso italiano, così come oggi noi la conosciamo. Ecco, questo in Italia. Sul piano globale un ruolo fondamentale lo ebbe Ino, che fu il primo a pensare alla regolazione del traffico, alla regolazione attraverso i semafori, attraverso le rotonde, gli spartitraffico, insomma attraverso la segnaletica, l'utilizzazione della segnaletica, e dagli Stati Uniti questo processo si diffuse in Europa e in un certo senso, come dire, omogeneizzò il mondo sotto questo profilo. Quindi insomma è un processo appunto quello della legislazione che segue, come sempre accade, i mutamenti e li norma in qualche modo. E invece volevo chiederle, la parola macchina come cambia? Perché oggi se parliamo, diciamo, macchina, tutti pensiamo all'automobile.
diciamo in quasi tutti i contesti è abbastanza comune usare macchina come sinonimo di automobile, però questo cambia perché nel passato quando si usava la parola macchina non ci si riferiva all'auto, quindi sia nello scritto sia nel parlato, penso a libri, giornali, eccetera. Come cambia questo termine, come si evolve, come inizia a trasformarsi in quello che noi conosciamo oggi come macchina uguale automobile? Questa è una questione che riguarda soprattutto l'italiano, però non riguarda altre lingue, perché nelle altre lingue si è affermato una rimodulazione del termine che utilizzava il mezzo di trasporto, no? Car, voiture, coach, Wagen. La cosa fondamentale è che la parola automobile è una parola nuova, certo, che nasce in Francia e che vuol dire appunto un oggetto che si muove da se stesso, da solo. E in alcune culture, come nella nostra, forse rispetto, qui sono in realtà diffusi entrambi i termini, insomma, no? Si dice tranquillamente macchina e auto in italiano, ma macchina forse mette l'accento proprio su questo fatto nuovo, no? di una macchina che consente, cioè di un'evoluzione, no? di un meccanismo che consente appunto la velocità e quindi consente il movimento, consente l'autonomia, no? E quindi c'è qualcosa in un certo senso di miracolistico e di magico che all'auto viene attribuito, anziché essere semplicemente il carro dei tempi contemporanei, la vettura latina che si trasforma. Ecco, quello che è interessante è che il termine all'inizio, il termine automobile, voiture automobile è la versione originaria, non ha un genere certo, ha un genere incerto, anzi prevale il termine al maschile. Se voi leggete, che so, un classico come Luigi Einaudi, lo usa al maschile, il automobile, non il femminile. Nella dimensione un po' nazionalistica che l'Italia ha conosciuto e che tutto sommato le piace ancora, viene attribuito ad Annunzio questa trasformazione dal maschile al femminile, quando gli viene regalata da Giovanni Agnelli Senior la 500, la Fiat 509, quindi la macchina al femminile, secondo una visione del femminile che a noi oggi è un po', lontanissima dalla nostra sensibilità, perché non è obbediente come una donna, però è seducente come una donna, eccetera, eccetera. E in realtà è il calco originario che è femminile, perché è la voiture automobile. Quindi questo poi è l'elemento che consente di far prevalere il femminile rispetto al maschile. In tedesco, per esempio, è neutro, das Auto. In francese è femminile. Sì, per me non c'era più simbolo di eleganza. E poi di eleganza, leggerezza. Sì, sono tutte le caratteristiche che venivano tradizionalmente attribuite alle donne in una società in cui i generi erano ben definiti e distaccati, distanziati. Ecco, parlando sempre appunto del genere femminile, sì, ritengo che l'invenzione dell'automobile sicuramente ha inciso in maniera preponderante sull'autonomia femminile, perché appunto le donne sono diventate prima operaie oppure impiegate e poi in un secondo momento anche automobiliste. Come è avvenuto questo processo e soprattutto è avvenuto in tutti i paesi industrializzati in egual modo o ci sono state delle differenze importanti di cui ancora oggi risentiamo?
Sì, direi che uno dei fenomeni sociali e culturali decisivi del Novecento è proprio il mutamento della condizione femminile che incomincia dopo aver verificato che anche le donne hanno un'anima. Si verificò, il passaggio successivo fu quello di riconoscerne il diritto alla cittadinanza, che fu un processo faticoso, lento, che incominciò in Nuova Zelanda nel 1893, ebbe un momento di affermazione molto forte dopo la prima guerra mondiale, quando Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e altri paesi allargarono il suffragio fino a farlo diventare effettivamente universale, e poi dopo la seconda guerra mondiale, quando giunsero anche i paesi più ritardatari come l'Italia e la Francia, e questo processo si è poi generalizzato fino a trovare realizzazione anche in Arabia Saudita, dove nel 2011 è stato riconosciuto il voto alle donne. Quindi c'è questo primo elemento fondamentale che è quello dell'affermazione della cittadinanza femminile, insomma, no? E quindi di quel processo che porta poi all'eguaglianza tra i sessi. E in questo quadro anche l'automobile ha un ruolo fondamentale. Pensate che il primo viaggio intorno al mondo in automobile, un viaggio che durò 2 anni, lo fece una ragazza che si chiamava Claire Nore Stinnes, ed era figlia di Ugo Stinnes, il imprenditore politico della destra nazionalista tedesca, e fece questo viaggio insieme con l'operatore che doveva fare le riprese, che lei non conosceva, che poi divenne, si innamorarono, insomma, si sposarono dopo che lui divorziò dalla prima moglie, eccetera, e fece questo viaggio seguita semplicemente da un'auto con 2 meccanici e a un certo punto perse il contatto con loro. Ci misero 2 anni a fare questo viaggio che da Berlino li riportò a Berlino girando il mondo in condizioni incredibili, addirittura dovettero in alcuni casi anche costruire la strada, cioè farsi largo in luoghi in cui le strade non c'erano. Quindi insomma anche l'epopea automobilistica ha avuto nel mondo femminile un ruolo decisivo, ma anche come capitani di industria. Pensate ad Adele Miglietti Lancia, che nel 1937, alla morte del marito, diventa amministratrice delegata della Lancia, che era allora non di proprietà della Fiat, una società autonoma e di grande prestigio, e con le macchine di livello superiore che erano la sua caratteristica, che guidò la società per circa un decennio. O pensate a Maria Robbiolo, la mitica responsabile e direttrice delle relazioni esterne della Fiat, negli anni di Valletta, negli anni della motorizzazione di massa e anche nei primi anni della presidenza di Gianni Agnelli Junior, e quindi questo grande ruolo di apicale, insomma, no? Di dirigente di un settore nevralgico e decisivo per la diffusione dell'auto. Più in generale, certo, le donne che iniziano a essere inserite nel mondo del lavoro, nelle occupazioni non destinate tradizionalmente alle donne, che era quella delle commesse, o delle telefoniste, delle cameriere, o delle insegnanti elementari, qualche altra, o delle sarte, eccetera. E le donne entrano in fabbrica con la prima guerra mondiale, ne vengono poi espulse negli anni successivi, in cui si cerca l'impossibile ritorno alla tradizione, ma nel secondo dopoguerra certamente il lavoro femminile diventa uno degli elementi fondamentali dell'allargamento della cittadinanza.
cittadinanza democratica. Le donne hanno quindi anche nella fabbrica e nel lavoro di fabbrica un elemento fondamentale di acquisizione di autonomia e di indipendenza, che si rafforza poi certo con la guida, con l'acquisizione della patente, nonostante i pregiudizi che accompagnavano per lungo tempo la guida delle donne, che in realtà avevano un carico di incidenti stradali infinitamente minore rispetto agli uomini. Quindi certo è stato uno strumento straordinario di emancipazione, anche perché l'automobile ha consentito di fuggire alla dipendenza dalle famiglie, al controllo delle famiglie, che nei confronti delle donne era particolarmente severo, ma non nell'Italia degli anni 50 o nel mezzogiorno degli anni 50, ma anche nell'avanzato nord degli anni 70, in cui le ragazze potevano uscire se accompagnate da qualche fidato amico che in qualche modo garantiva, insomma, no? Ecco, quindi certo è stato uno strumento fondamentale. Bene, allora, la fabbrica è stata ed è tuttora luogo di socializzazione. Probabilmente più in passato rispetto a oggi è stato luogo di... Delle masse. E ieri più di oggi, appunto, è stato un luogo dove si è creata una vera e propria cultura di fabbrica. Questo come è inciso sulla politicizzazione delle masse? Sì, la fabbrica fordista è la fabbrica fondata appunto sui grandi agglomerati, sulla catena di montaggio, ha avuto un ruolo decisivo non soltanto nella produzione, ma anche nella socializzazione politica. La mitica Quinta Lega di Mirafiori, no? del sindacato e le sezioni del partito, del partito che era indicato come il partito della classe operaia, che era il partito comunista. Si crea certamente una mitologia che accompagna tutto il tempo della fabbrica fordista, il cui paradigma è dato dalla classe operaia come classe che esprimeva una sorta di volontà generale del paese. È stata anche la fabbrica un luogo di discriminazione politica, perché no, in cui si è sperimentata l'affermazione dei diritti di libertà e dei diritti politici. Pensate appunto, per tornare agli anni 50, intanto tutti abbiamo in mente l'immagine, o se non l'abbiamo in mente, se no, ci sono i filmati del silenzio assordante che accolse il dittatore dell'Italia del tempo in visita a Mirafiori, quando venne inaugurato Mirafiori nel 1939, con gli operai che appunto opposero un silenzio totale. Ma pensate, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quanto il conflitto fosse problematico all'interno delle fabbriche. Pensate all'officina Stella Rossa, come venivano definiti i reparti confino, dove venivano inviati i militanti politicamente più agguerriti. E in questo senso le fabbriche sono state uno dei luoghi da cui è partita la lotta democratica del paese, fino appunto allo Statuto dei lavoratori del 1969, che ha riconosciuto essere la fabbrica parte integrante della vita democratica del paese. Ma insomma, pensate ancora agli anni 70, al ruolo che le fabbriche hanno avuto nella lotta contro i partiti armati. Il giorno del rapimento di Aldo Moro, le fabbriche si svuotarono, fabbriche, uffici si svuotarono.
Certo, questo è un mondo che finisce, a mio avviso, nel 1980, insomma, cioè la marcia, la cosiddetta marcia dei 40.000, i processi di ristrutturazione industriale che attraversano l'impresa italiana e quindi anche l'impresa automobilistica e soprattutto l'impresa automobilistica rappresenta una presa d'atto della fine di questa centralità, perché cambia la fabbrica, perché cambia la produzione e perché gli operai non rispondano al cliché che è stato costruito loro, su di loro. No? Nell'88 ricordo lo sconvolgimento che produsse un libro di Gad Lerner che si intitolava Operai, che è stato ripubblicato con introduzioni che in un certo senso smentiscono il contenuto del libro di allora, perché quello che emergeva da questo libro è che gli operai erano cittadini e cittadine normali che aspiravano a quella promozione sociale che tutti volevano, e quindi la casa di proprietà era più importante di altri aspetti, no? Questo sconvolgeva i militanti soprattutto della nuova sinistra, non del Partito Comunista, che poi si sono trovati a rimpiangere quel mondo avendo essi fatto carriera, essendo invece gli operai rimasti più indietro, perché la diseguaglianza effettivamente all'interno delle società avanzate sono aumentate, sono diminuite le diseguaglianze globali, questo è un elemento fondamentale del quale tutti si dimenticano, ma all'interno delle società certo la torta è diventata più piccola e più forti si sono accaparrati la parte maggiore. Però anche la classe operaia è cambiata, cioè un conto è l'operaio generico che era l'operaio massa del tempo, un conto è l'operaio meccatronico di oggi, che è un grande esperto che gira il mondo, pensate, i meccatronici della Comau che vanno in giro per il mondo a impiantare appunto i macchinari necessari per la produzione e che sono possessori di conoscenze tecniche specializzate, cui corrispondono anche stipendi differenti. Buongiorno. No. Tutti voi, ok. Scusate. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Giulio Donato, ringrazio il professor Soddu per l'invito, gli organizzatori e rivolgo un augurio al Museo dell'Automobile per i suoi 90 anni. La mia domanda è più di carattere storico, generale, direi internazionale, ed è la seguente. Il mercato dell'automobile si lega a quello del petrolio. Come viene gestito negli anni il rapporto tra l'Occidente avanzato e i paesi dell'OPEC? Qual è stato il prezzo della motorizzazione di massa? Grazie. Prezzo in che senso? Si apre una stagione di nuovi conflitti internazionali. Sì, il mondo del petrolio, i produttori di petrolio cambia radicalmente con i processi di decolonizzazione, con la fine delle potenze coloniali, forse il simbolo di questo processo di finale è proprio legato ad uno dei conflitti che si sviluppano in quel periodo, cioè alla guerra arabo-israeliana del 1956, quando Nasser nazionalizza il canale di Suez e Gran Bretagna e Francia pensano di essere ancora a fine Ottocento, intervengono con le cannoniere per bloccare Nasser e sono bloccati loro dall'intervento congiunto delle due grandi superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, che sono alla testa dei processi di decolonizzazione. Ecco, in questo quadro quindi si forma l'OPEC. L'OPEC nasce nel 1960, nasce dall'iniziativa di cinque dei paesi produttori
e nel corso degli anni 60 la sua opera è tesa a sostanzialmente mantenere inalterato il prezzo del petrolio, che in realtà diminuisce progressivamente. Cos'è che cambia tutto? Cambia tutto la fine del sistema di Bretton Woods, quando nel 1971 finisce il sistema monetario creato dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè col legame tra oro e dollaro, e quindi il dollaro inizia a fluttuare liberamente, non è più la moneta di riferimento. Questo che cosa consente? Consente agli Stati Uniti di trasferire all'esterno la grande inflazione derivante dalla guerra del Vietnam, e consente all'OPEC nel 1973, approfittando del conflitto, della ripresa del conflitto arabo-israeliano, che nel 73 è un'aggressione dei paesi arabi ad Israele durante la guerra del Kippur, alzando il prezzo del petrolio e scaricando sostanzialmente sui paesi consumatori di petrolio il peso dell'inflazione che colpiva i petrodollari, perché comunque il petrolio veniva sempre pagato in dollari sempre più deprezzati però dall'inflazione con la quale gli americani affrontavano i costi della guerra del Vietnam. Quindi in sostanza lo shock petrolifero è una, come dire, è un passaggio di più equa ripartizione, come dire, tra paesi produttori e paesi consumatori. Del resto, la conseguenza della guerra del Kippur, dell'aumento del prezzo del petrolio e dall'aumento del peso dell'OPEC e dei paesi arabi produttori di petrolio, che usano lo strumento petrolifero come strumento di dissuasione e di pressione nei confronti dei paesi che sostengono Israele, ha come conseguenza quello di condurre i paesi più avanzati a contenere i consumi di petrolio e a favorire anche la ricerca di nuove energie, ma anche di nuovi giacimenti petroliferi. Pensate a quello che scopre l'Inghilterra della Thatcher, che funzione ha anche per il suo progetto politico, o della Norvegia, che è diventato uno dei paesi più ricchi del mondo anche in virtù di questo fatto. Quindi, certo, il petrolio è un elemento di grandi conflitti, perché cambia radicalmente il mercato, è al dominio delle sette sorelle. Già negli anni 50 e 60 si accompagna una diversificazione del mercato, i paesi produttori comunque riescono a fare, a utilizzare la loro forza, a fare cartello, no? A fare quindi pressione nei confronti dei paesi consumatori. E però dopo la grande crisi petrolifera degli anni 70, che si svolge in due tempi, la prima legata quindi alla guerra del Kippur, la seconda alla guerra che l'Iraq dichiara all'Iran nel 1980, insomma dopo la rivoluzione di Khomeini, il mercato del petrolio in un certo senso si stabilizza, e oggi casomai è il tema fondamentale la ricerca di alternative, no? Ai combustibili fossili, perché il cambiamento climatico, piaccia o non piaccia, lo si voglia vedere o non lo si voglia vedere, è un dato drammatico di realtà con il quale o si fanno i conti o ci salutiamo qui e ci vediamo in un altro mondo, non è che ci sono molte alternative, insomma. E quindi oggi, certo, la ricerca dei materiali necessari a costruire le batterie necessarie per l'automobile elettrica procura nuovi conflitti che hanno diversi soggetti, a cominciare dalla Cina, le politiche che la Cina fa nei confronti dei paesi africani che hanno a parte di queste materie prime, insomma. Quindi oggi si apre uno scenario del tutto nuovo, che può essere uno scenario, come dire, di coabitazione, di collaborazione, ma che è anche un elemento più importante, cioè il fatto che
le materie prime necessarie per all'elettrico sono riciclabili, a differenza del petrolio che si consuma e si brucia. Grazie. La seconda domanda invece riguarda la qualità. La localizzazione è accompagnata dall'espansione economica che assicura alle masse la proprietà di beni come macchine e abitazioni. Oggi il concetto di proprietà dell'auto e della casa sembra superato dalle nuove generazioni, che sono sempre più frequenti formule di noleggio a più lungo termine, sia per le automobili che per gli affitti. È un mutamento di valori delle nuove generazioni oppure è l'esito negativo dei mutamenti sul lavoro, quindi il lavoro flessibile, il lavoro precario? Grazie. Stamattina, prima mi sono svegliato un po' presto per questo incontro e mi sono messo a leggere i giornali, leggevo un articolo sull'Inchiesta, che è un settimanale, un quotidiano interessante perché fa riflettere, un articolo sulle nuove generazioni in Cina, sulla disoccupazione che attraversa le nuove generazioni in Cina, perché il miracolo economico cinese è giunto in via di esaurimento, insomma, rispetto, cioè nel senso che i ritmi di crescita sono sempre significativi, ma non sono più i ritmi di crescita della fase pre-pandemia. E sono condizionati, anzi, dai ritardi cinesi nella pandemia. E quindi, da questo punto di vista, questo articolo rafforza questo elemento di precarizzazione delle nuove generazioni e da mutamento anche del lavoro e delle condizioni del lavoro rispetto al passato. Del resto la Cina con i paesi avanzati dell'Occidente ha in comune un dato inquietante, cioè l'invecchiamento della popolazione, il fatto che la politica del figlio unico ha portato a un drammatico calo demografico del paese, in Occidente per altre ragioni, in Cina per questa ragione. Eppure io penso che ci sia in realtà anche un mutamento di valori, di riferimenti più che di valori. Cioè le nuove generazioni sono generazioni di nativi digitali che attraversano, cioè nella loro giovinezza, una trasformazione epocale precedenti, forse ha precedenti soltanto con la prima rivoluzione industriale, ma di intensità ancora maggiore rispetto alla prima rivoluzione industriale. E quindi i beni che sono stati così importanti per le generazioni dei loro padri, dei loro nonni, la casa di proprietà vuol dire sicurezza, vuol dire evitare di essere cacciati via dal padrone di casa, l'angoscia dell'affitto da pagare, o l'angoscia appunto del, tanto che è stato uno dei mercati più protetti nel secondo dopoguerra, il mercato della casa. E anche l'automobile era il simbolo dell'acquisizione di uno status, fosse l'utilitaria, fosse il fuoriserie, era sempre comunque l'acquisizione di una nuova ricchezza, di una nuova sicurezza. Quindi per le nuove generazioni non è più così. L'importante è poter guidare, saper guidare, poter usare l'automobile, ma c'è il car sharing, c'è la possibilità di affittare macchine, in città di muoversi in modo alternativo alla macchina, che è anche molto più agile. Quindi è un cambiamento, a mio avviso, proprio strutturale, che è più profondo rispetto certo, un dato che è reale, che è quello di trasformazioni del lavoro che non hanno ancora trovato una definizione, una pacifica stabilità, e che ha le origini di quella che sempre stamattina leggevo Dacia Maraini, che adesso da oggi credo collabora con Repubblica, non più con Corriere della Sera, definiva la paura alle origini della regressione contemporanea. Ma insomma, in realtà, come vedere, insomma, tempo contemporaneo è diverso dagli altre fasi di paura e di regressione.
Buongiorno a tutti. Sì, ho avuto un altro proposito che aggancio. Lei, Ilaria, Michele. Quello è decisivo, il possesso della patente sì, perché è la possibilità di guidare ciò che conta, ma il mezzo non è più necessariamente legato al possesso personale, cioè è cambiato radicalmente il mercato in qualche modo, no? E quindi anche il tipo di mobilità e il modo in cui si intende la mobilità. Sì, ma ricordo un'altra domanda, riferendomi
Questo perché questo passaggio non è stato una fase solamente di, diciamo, lotte sindacali, però come lei ha detto prima, anche di, diciamo, rimostranze, soprattutto dei cosiddetti colletti bianchi, mi viene in mente appunto la marcia dei 40.000 del 1980. Durante il periodo del trottismo, infatti, il proletariato, possiamo affermare che viene un po' il soggetto predominante, maggiormente importante. Oggi invece il medesimo è più che altro una sorta, diciamo, di riferimento del passato. Secondo lei è mutato comunque il senso di protezione della classe operaia? E in questo contesto l'automobile, possiamo affermare che abbia contribuito a rendere, diciamo, meno ideologica la società, oppure no, secondo lei? Sì, l'automobile, come tutti gli strumenti della modernità, certamente ha deideologizzato la società. Dicevo prima, appunto, come lo scandalo degli anni Ottanta era scoprire che le aspirazioni degli operai erano quelle che di tutte le persone, cioè migliorare la propria condizione, migliorare soprattutto le possibilità che si presentavano per i figli, perché questo è l'elemento fondamentale, garantire ai figli un futuro e una vita migliore rispetto a quella che avevano avuto i genitori, a prezzo anche di sacrifici, no? Perché tutto questo è legato anche al tema dell'immigrazione, che è una cosa dolorosissima per chi emigra, molto di più dolorosa per chi emigra che non per chi si trova di fronte agli immigrati, e quindi porta dei cambiamenti culturali, certamente, cioè, ci sono dei mutamenti culturali molto forti legati appunto all'affermazione di una società che perde riferimenti tradizionali e ne trova quindi altri. Il ruolo sempre più, come dire, debole della Chiesa Cattolica, per esempio. Sino al 1974, l'anno del referendum sul divorzio, i costumi pubblici e privati erano stabiliti dalla Chiesa Cattolica. Che so, la settimana del giovedì, della Settimana Santa, la radio e la televisione non trasmettevano musica leggera, ma trasmettevano solo musica classica, perché tutti partecipavamo al lutto della cristianità, ecco, che dà il senso di una società completamente diversa, in cui oggi uno appunto è libero di scegliere quello che vuole fare, ma così anche i partiti, no? In fin dei conti, qual è stato il grande fascino, penso, insomma, il grande merito politico di Enrico Berlinguer, che è stato quello di deideologizzare un partito fortemente ideologico, qual era il Partito Comunista, no? Che non vuol dire di ideologizzare essere privi di valori, ma vuol dire appunto non farne una costruzione astratta che si sovrappone alla realtà, qual è l'elemento dell'ideologia. Quindi, scusate, questo è stato un elemento fondamentale di secolarizzazione, a volte forse ha assunto il senso di una materialismo poco secolarizzato nel nostro paese, perché aveva dei vuoti storici molto, molto importanti. Se volete, la secolarizzazione è incominciata ad arrivare dopo la fine della Repubblica dei Partiti, più che la Prima Repubblica, perché la Repubblica è sempre la stessa. Però quel ruolo dei partiti certamente totale, no? Che ti organizzavano la vita dalla nascita alla morte, organizzavano anche la vecchiaia. Quel ruolo è scomparso rispetto all'affermazione dell'autonomia individuale. Ecco, questo, l'automobile su questo ha avuto un ruolo fondamentale e quindi rende anche i cittadini tutto sommato più responsabili, anche della dimensione collettiva. E quindi, certo, la condizione operaia partecipa di questa,
di questa dimensione. Del resto, guardi, già Ciro Sabini se ne occupa, Giulio Donato per la sua tesi, già nel 1975 avvertiva nel saggio sulle classi sociali il peso minoritario della classe operaia. Ma a me è venuto in mente Ugo La Malfa, che nel 1946 all'unico congresso del Partito d'Azione avvertiva il Partito d'Azione sulla dimensione plurale della società italiana, sull'articolazione sociale molto complessa della società italiana. Grazie. Concludiamo con quest'ultima domanda, perché dobbiamo... Volevo solo fare una domanda per me di grande interesse personale, questo perché diciamo, la Fiat è stata inizialmente motore prima della città di Torino e poi si può affermare per la nazione intera. A tal proposito, secondo lei, che ruolo ha avuto nella riconversione e per il futuro del capoluogo torinese? Perché secondo lei non si è riuscito a far rimanere la Fiat a Torino? Questo perché la conversione ad azienda multinazionale è legata a motivazioni politiche a parere suo, oppure più altro alla mancanza di strumenti, diciamo, sul mercato globale? Grazie. Sì, sarò molto telegrafico. Credo che la risposta sia che il mondo è cambiato, il mondo è globale e la Fiat si è dovuta adeguare ad un mondo globale. Che la Fiat fosse piccola nel mercato automobilistico era già evidente negli anni 60, quando fece l'accordo con la Citroën, che fallì per contrasti, non perché i francesi sono cattivi, come un nazionalismo che ha complessi di inferiorità spesso sostiene, ma perché non trovarono un accordo industriale e societario. Però la Fiat da allora ha sempre cercato soluzioni come dire più larghe, ed effettivamente la Fiat stava morendo. Marchionne l'ha salvata con l'accordo con la Chrysler, grazie anche alle politiche di Barack Obama di contrasto della crisi, perché il mondo è globale e quindi la competizione avviene nel mondo globale. Può piacere, può non piacere, ma non è possibile tornare al passato, così come dalla società, come dire, nazionale non era più possibile tornare alla vita del villaggio, perché sono processi irreversibili. La globalizzazione è un processo irreversibile, può allentare, ma è il mondo nel quale noi siamo immersi e se ne prendiamo pienamente atto avremo anche un grande ruolo in questo quadro. E anche la Fiat diventata Stellantis, però non si chiama più Fiat. Grazie a tutti, scusate, siamo stati un po' lunghi. Grazie, io sono Lorenzo, anch'io. Prova. È basso. Cerco di parlare forte, di solito parlo forte. Sono uno studente anch'io dell'Università di Torino e ci tenevo a condividere qualche riflessione su un po' di cose interessanti che avete detto e fare qualche magari domanda di stimolo. Poi so che il tempo è quasi finito, quindi rispondetemi brevemente, sì. Un aspetto interessante che mi interessava molto era quello che sottoponeva Donato sul prezzo dell'automobile, senza scendere nei dettagli della questione ecologica, pur essendo appunto una questione anche per me personalmente interessante, importante. Secondo me non serve scendere nel dettaglio della questione ecologica per rendersi conto che la questione dell'autocentrismo sia effettivamente una dipendenza nociva. In termini di spazio, prima di tutto, perché come citava il professore all'inizio, se abbiamo 15 miliardi di automobili oggi, considerando che 10 metri quadri per automobile sono più o meno lo spazio che un'auto occupa, abbiamo 15 miliardi di auto, cioè 15 miliardi di metri quadri nel globo, quindi
effettivamente un globo a misura di automobile, senza considerare i parcheggi e tutta quella componente, diciamo, accessoria, per cui ad esempio negli Stati Uniti sono grandi come il Massachusetts. E questo è un primo aspetto che secondo me è importante da sottolineare. L'altra questione, che riprende un po' invece il tema della politicizzazione delle masse, che è uscito molto oggi, per me è sempre interessante anche pensare come lo smantellamento poi della rete ferroviaria abbia portato anche una depoliticizzazione delle masse. Si parla spesso di rapina del treno nei confronti della costruzione delle autostrade, proprio perché la rete ferroviaria era una rete molto più politicizzata, in cui era molto più sindacalizzata. A inizio secolo del Novecento c'era ad esempio in Inghilterra il tentativo di nazionalizzarla, ed era effettivamente abitata da socialisti, anarchici, che credevano nella possibilità di riprendersi anche la rete di trasporto, mentre con l'autostrada, anche per l'impossibilità poi di bloccare una ferrovia, cosa molto più facile, cioè nell'impossibilità di bloccare un'autostrada, cosa molto più facile per ferrovie, diciamo questo è molto più complicato. Vado verso la conclusione. L'ultima cosa sul tema del paesaggio che mi interessava molto è che, come lo definisce poi anche Andrea Coccia, questo cancro d'acciaio che è l'automobile crea i suoi spazi, crea i suoi paesaggi. Cioè la periferia abitata solo da supermercati distanti non esisterebbe se non ci fossero le auto, la grande distribuzione, la morte del commercio di prossimità non esisterebbe. E appunto mi piaceva chiedere di commentare questa frase, ovvero: la gran parte dei chilometri e delle ore che passiamo in auto servono a colmare delle distanze che le macchine stesse producono. E l'ultima cosa su cui chiudo, pensando che appunto secondo me non è un'emancipazione del movimento un sistema esclusivamente autocentrico, dico esclusivamente perché come dice Illich, l'auto è sostanzialmente il monopolio, la distruzione di tutte le altre forme dell'andare. E quindi il mio invito è quello di continuare a pensare collettivamente a come sia possibile decostruire un sistema esclusivamente autocentrico e come è possibile sognare un mondo in cui tutte le auto siano nel bellissimo museo dell'automobile, ma non più nelle strade. Grazie. Sì, è un progetto molto ambizioso il suo. Comunque io mi limito a questo, cioè in realtà quello che sta avvenendo è proprio la fine della centralità dell'automobile. Cioè abbiamo visto come anche le nuove generazioni sono portatrici di una visione radicalmente diversa dell'uso dell'auto, che diventa strumentale, diventa uno strumento come gli altri. E poi certo, lei mette le ferrovie della prima metà del Novecento, che era uno strumento di socializzazione, si chiacchierava in treno, andava negli scompartimenti, parlava con persone mai viste prima, faceva grandi discorsi anche politici, eccetera. Oggi in treno, se lei avvicina una persona, viene accusato di stalkeraggio, insomma, perché non è più possibile, perché è cambiato il nostro modo di intendere la socialità, tutto lì. Bene, sono tante questioni che lei ha posto che sono interessanti, ma insomma, mi interessava questo elemento che era fondamentale. Grazie.